importante appuntamento per le aree interne dove la Regione sta puntando molto attraverso dei contributi, attraverso una promozione, attraverso un rilancio di queste zone che offrono uno spettacolo non poco importante. Quindi Celano è una cittadina molto importante per la Regione, con questa quarta edizione si avviano sempre più in una crescita che ci fa ben sperare anche per le successive edizioni. Il ruolo della Regione quindi al fianco delle amministrazioni locali e al centro di un dibattito importante quale quello della cultura e della promozione della nostra Regione. Le aree interne non sono meno rispetto ad altre parti della Regione, anzi hanno necessità e bisogno di essere valorizzate sempre di più. Questa spinta, questo importante contributo in mano, tra virgolette, la Regione Abruzzo lo dà ben volentieri. Molti di questi eventi verranno svolti al Castello Berardi Piccolomini, che negli ultimi anni si sta contraddistinguendo come il museo più visitato d'Abruzzo. Miriamo ad aumentare ancora di più queste presenze, che l'anno scorso hanno sfiorato le 40.000, per cui queste manifestazioni vanno in quella direzione. Quest'anno proporremo concerti, spettacoli in anteprima e in esclusiva in Abruzzo e poi il premio Tommaso La Celano, che è giunto alla sua quarta edizione, che omaggia un grande figlio d'Abruzzo. Ecco, il leitmotiv di tutta la stagione è la leggerezza, una leggerezza che è un tema molto caro a Italo Calvino, tant'è che lui lo usò proprio in una delle sue lezioni americane. Credo che questo sia il nostro leitmotiv in questa nostra nuova stagione che proporremo. Ci saranno grandi ospiti come Massimiliano Gallo, come Antonella Ruggero, Gabriele Cirilli, Nesli, tantissimi artisti che animeranno il meraviglioso castello di Celano. Speriamo che tanti giovani possano intervenire a questa manifestazione.